Ragazzi, siamo dove la storia si è fermata il 22 novembre del 1963. Guardate che impressione, io sono con le lacrime agli occhi. Infatti preferisco mostrarvi prima la finestra, che è la libreria, che adesso è diventata praticamente museo, praticamente destinazione di turismo. Qui sotto ci sono tante persone, vedete, guardate. Persone che indicano quella finestra e che probabilmente stanno facendo una visita, un omaggio, un ricordo commosso del presidente Kennedy, ma anche di un giorno che la storia si è fermata per riflettere sul valore della libertà, sul valore della democrazia. Questo è un paese faro ma pieno di contraddizioni, faro di libertà che in queste ore va al voto in un clima non bello. Ecco, pensare che lì dove la storia si fermò il 22 novembre del 63 e un giusto venne a morire per dare invece un messaggio ancora una volta di pace, vedete, questo è il ricordo del primo colpo che fu sparato e penso che riconoscete la discesa, il viale dove poi fu sparato anche il secondo colpo. Vedete, lì ce n'è un altro di dove sono ferme quelle persone. C'è un altro ricordo, una targa commemorativa del ricordo, e tutto attorno ci sono persone che si sono fermate perché c'è una riflessione, c'è un momento, c'è una preghiera e c'è anche del silenzio, perché noi che non abbiamo vissuto quel momento se non nel racconto dei nostri cari, della televisione, delle inchieste, dei libri, indubbiamente non possiamo renderci conto di quello che io da piccolino mi ricordo quando fu sparato il presidente Reagan, ma erano anni difficili, anni in cui il terrorismo sparava, sequestrava il generale americano, il generale Dozier ad esempio, l'attentato al Papa. Qui la gente ripercorre e rivive quel momento. Era giusto dedicare questo tempo di riflessione e anche di emozione. Vi ringrazio per l'attenzione che avete verso questa esperienza, questo viaggio. E spero che lo possiate mutuare, lo possiate presto fare vostro.